La Andrea Bocelli Foundation al fianco dell'Ucraina, l'impegno della Fondazione Toscana è su più fronti, prima di tutto il sostegno all'UNHCR. Lì sosteniamo nel portare beni di prima necessità e soprattutto psicologi per il sostegno dei bambini e degli adolescenti. Invece, quello che facciamo, quello che abbiamo pensato di fare è utilizzare le strutture dei container e delle SAE per accogliere in tutta fretta le persone che in particolare a Cracovia stavano scappando. Ecco, proprio le prime 23 persone caricate a Cracovia sono arrivate nelle Marche, a Pieve Torina, San Ginesio e Muccia, 13 bambini e 10 adulte. L'idea sarebbe quella di fare la prima accoglienza nei container appunto a Muccia e poi man mano che sono libere le SAE, per ora ce ne abbiamo un po', accoglierle e poi oggi appunto noi abbiamo organizzato un team, una psicologa e due educatori e stanno già sentendo le famiglie per capire anche i desiderata di ognuno. Quindi può darsi che alcune siano mosse da qui verso altri luoghi nelle prossime settimane, però diciamo che intanto qui con Macerata, Questura di Macerata, Prefettura e Sindaci, dovremmo risolvere il problema dei permessi di soggiorno e poi da qua, collocarli in via, diciamo, semidefinitiva fin quando non finirà questa storia, il prima possibile, speriamo. I bambini ucraini hanno subito iniziato un percorso educativo laboratoriale proprio per velocizzare l'inclusione all'interno della comunità prima dell'inserimento ufficiale presso le scuole del territorio. Occhi pieni di meraviglia nel loro primo impatto nella scuola De Amicis di Muccia, realizzata nel 2019 proprio dalla Fondazione Bocelli. Li abbiamo fatti entrare non in scuola perché ancora non possiamo, ma nelle aule speciali. Quindi i bambini ovviamente subito si sono lanciati sugli strumenti e erano felicissimi. E speriamo appunto in una settimana di risolvere tutti i problemi relativi a vaccini e Covid. Stamattina già erano, grazie veramente alla collaborazione di tutti, Protezione Civile, Comuni, che ci stanno dando una mano. E speriamo di poterli vedere a scuola dalla prossima settimana.